Buongiorno, oggi sempre di più il sole bacia i belli, siamo qui all'aperto fino a quando riusciremo a gestire queste riprese dall'esterno, ci proveremo perché è quel che volete, meglio di così, è almeno un tono di allegria contro le ricette, quelle da morto di sonno. Cercherò di farvi divertire e passare dei consigli su come fare uno dei piatti più in voga qui a Roma. Aspettate, levo questo se no mi denunciano. Un piatto qui in voga a Roma dove lo fanno in mille modi, più o meno tutti uguali, però alla fine a me non me ne piace manco uno. Sì signori, siamo qui perché oggi vi farò sapere come io faccio saltimbocca alla romana, scaloppine, le chiamano in mille modi, qua alla fine è sempre la stessa pappa, però la sostanza è una sola, deve essere il piatto, deve essere buono, se no ci annoiamo noi a tavola a mangiare roba. Allora, ho mangiato scaloppine romane in vari posti romani, ci ho provato anche a Milano, a Trento, in Sicilia, ma non mi è piaciuto un granché. Perché? Perché la scaloppina romana viene da tanti anni indietro, centenaria, una ricetta centenaria dalle parti nostre, e diciamo che era una ricetta dove uno pigliava una fettina di vitello, perché mi raccomando ci vuole il vitello, e gli dava una pestata per farla diventare più grossa, perché c'era una lira, quindi quando acchiappavi una bistecca così la pestavi, la battevi, diventava così, però la mettevi a soffriggere, diventava una sala di scarpe, e quindi in quella tradizione è diventata la tradizione, però diventa troppo fine, troppo spessa, croccante, cioè un pezzo di carne, quindi non deve croccare. Detto questo, vi passo a elencare pochi condimenti e ingredienti che ci vogliono, che sono quelli tradizionali, ma io cerco di farli in una maniera un po' più facile, e in modo che poi non sia così, diciamo, ingombrante in cucina, non si debbano fare tanti passaggi, ma cercheremo di farla in una maniera un po' più facile. Allora, chiaramente per fare questo ci vogliono delle fettine di vitello, quella che volete, dipende dai vostri commensali, quanti siete, che io non batterò, nel senso che sicuramente le metterò così in nature, senza batterli, senza farle diventare una sauletta di scarpe, perché se no poi diventano croccanti, stiamo a mangiare una pizza alla romana. Ci vorranno delle fette di prosciutto, eccole qua, bellissime, che io userò in una maniera un po' differente, nel senso che vabbè, non le metto all'inizio, sennò poi diventa sto prosciutto, diventa salatissimo e diventa, mamma mia quanto è salato, se non ci mettete un litro di birra non ammazzate tutto. Comunque, carne, vitello, prosciutto di un tipo che vi piace, fresco, non di quelli secchi, una cinquantina di grammi di burro sul quale far soffriggere, un po' anche di olio di oliva ci vuole, un po' di farina 000, quella che c'avete, pepe e qualche erbetta aromatica, in questo caso vabbè un po' di limone, poi vi dico qualche goccia di limone io ce la metto. Come erbette, la ricetta recita che ci vadano inserite delle foglioline di salvia infilate con sto benetto stuzzicadenti, che manco mi piace vederlo lì, per cui io ve le faccio vedere, le userò ma non nel solito modo come le mettono tutte. Come piccola variante, ma che è una variante molto aromatica, se ce l'avete, la mentuccia, quella del mojito, le fregate un po' di foglioline e le mettete qua, tutto qua, dopodiché si va direttamente a cottura, va bene? Non ci sono altri passaggi, quindi ci spostiamo sul lato della cottura e ci vediamo fra poco. Allora, riprendiamo le nostre cotture con, come abbiamo detto, avevamo messo il nostro burro a sciogliere, ci metto anche un po' di olio, che se è un olio buono va bene. Ricordate il fatto di mettere il prosciutto non subito, perché sennò si secca troppo.
cosa ho fatto? Ho preso dei pezzettini di grasso del prosciutto e l'ho messo direttamente qua. Il prosciutto a me non piace quando diventa un'onda secca come il bacon degli americani che scrocchia. Il prosciutto per me deve essere una cosa morbida, quindi io lo aggiungo quasi alla fine. Adesso vi faccio vedere. Però, siccome per insaporire tutta, diciamo, la cottura della fettina, ho preso un po' di eccolo qui, si vede qua, un po' di grasso del prosciutto e l'ho messo direttamente qua. La parte magra la tengo da parte e la adagio insieme alla fine. Allora, portiamo a scaldare il nostro burro e olio. Facciamo insaporire tutto e la salvia è inutile metterla con lo stuzzicadenti sopra le nostre scaloppe, non serve a niente e poi non la mangia nessuno. Quindi, mentre il nostro burro si sta insaporendo, mettiamo direttamente le nostre foglioline di salvia nel burro, ok? Poi le togliamo, quindi nessun ragazzo si troverà sta fogliolina tra i denti. Ci mettiamo anche qualche fogliolina di menta perché ci sta bene, vi assicuro che ci sta bene, senza farla in pezzetti molto piccoli perché poi l'andiamo a togliere. E quindi facciamo soffriggere la nostra salvia. Vi ricordo che la salvia la potete mangiare pure fritta con l'olio come una frittura, è buonissima. E facciamo insaporire il nostro condimento. Aggiungiamo un po' di pepe. Quando sappiamo che il nostro condimento ha preso abbastanza sapore, possiamo mantenere ancora le foglioline, le togliamo poi alla fine. Prima di mettere le nostre fettine direttamente nella carne, gli diamo una spolverata di farina. Io uso un piatto un po' lungo, quanto diciamo la fettina, ce l'adagio sopra e metto a cuocere la mia fettina. Tenete sempre sotto occhio. Mentre le nostre fettine, ci mettiamo in ginocchio. Goccio di vino. Solo a questo punto io aggiungo il prosciutto sopra, che si cuoce con il calore della fettina, ma non diventa una cotoletta. Buona giornata, buoni sapori, buone ricette, tornate a trovare, sono sempre qua e mi fa piacere se venite a trovare. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no